Torno sul glitch del Rough Rider, quello che può garantirvi danno infinito, a patto di avere pazienza sufficiente per caricare, continuando a scambiare tra di loro, una versione ROID del Rough Rider e una non ROID. Lo si fa più facilmente tenendo nello zaino soltanto questi due scudi e poi spammando con la A. E vorrei condividere con voi idee sia per rendere più potente l'azione del glitch, sia perché potenza inutile se poi non si rimane in vita, aumentare di parecchio, in modo enorme, la nostra resistenza ai danni attraverso una eccezionale rigenerazione e recupero dell'energia. E le idee per il miglioramento me le avete date voi, anzi, facciamo anche nomi e cognomi. Il solito C17 mi ha dato delle idee per potenziare ancora di più il danno. E aggiungendo particolari interessanti a quello che io ho già spiegato e anche delle correzioni. E visto che è proprio quello che stiamo facendo, ha scoperto che non c'è bisogno in realtà di avere due Rough Rider, è sufficiente il ROID, continuando a equipaggiarlo e a toglierlo, equipaggiarlo e a toglierlo. L'importante, come al solito, è uscire dai menu con la versione ROID equipaggiata. Osserva anche che avendo più di uno scudo nello zaino si potrebbe di per sé anche sbagliare, l'importante è poi ritornare sempre al ROID, però se fate così come ho fatto io è tutto più semplice. Altra osservazione importante sempre di C17 è che il glitch funzionerà soltanto quando il gioco è in pausa, quando siamo nel menu, cosa che non è quando siamo in co-op con amici, per cui si può applicare solo sull'host, che dovrà attivarlo prima di invitare gli altri. Avete visto, io l'ho caricato poco, tra virgolette, colpi da circa 30k, per cui andrò solo a Chaos 1 nello shaft, ma voi immaginate la situazione, un'ora di caricamento, arrivo a 500.000, 1.000.000 di danno e poi vado a passeggiare anche a Chaos 4, sia allo Shaft che nel Raid ad esempio. Ogni classe di personaggio, vi ricordo che funziona con tutti i personaggi, andrà poi ad equipaggiare il mod che gli sembrerà più furbo, potrebbe aumentare il danno corpo a corpo, o il danno di shotgun, o la velocità di ricarica delle armi Hyperion, l'azienda che fabbrica il Face Panzer. Lo shotgun, che ricorderete, è indispensabile per sfruttare al meglio il glitch, anzi diciamo proprio per sfruttarlo. E tanto meglio se il Face Panzer lo trovate nella versione redundant, perché sparerebbe il doppio dei proiettili, il doppio del danno, più o meno. O il danno delle armi Hyperion, chi più ne ha più ne metta. E anche C17 è del parere che vale forse la pena andare a farmare il Face Panzer e il Rough Rider nelle arene o nel DLC, puntando i nemici tipo VIP e ovviamente potendo a Chaos 4. Ma il focus di oggi è sulla scelta del manufatto. Ed ecco un bel prospettino riassuntivo delle migliori possibilità. E qui aggiungo ringraziamenti anche ad Adil Burza, che ci ha sottolineato come si possa raggiungere l'immortalità con la giusta combinazione di manufatti. E penso che molti di voi abbiano letto la discussione con C17 riguardo invece le combinazioni che ti danno più potenza, tipo le stone, è da lui che arriva questa idea. Come immagino sappiate, i manufatti sono decisi in base ad un prefisso, cut purse, knife drain, cryo stone, corrosive stone, un suffisso, quelli che ho elencato sulla destra, più due o tre roll secondari del tipo che diminuiscono il cooldown dell'abilità d'azione, aumentano il danno corrosivo, quindi questo sarebbe sinergico con alcune di queste combinazioni ovviamente, oppure quello shock, fuoco, o anche la probabilità di innescare l'effetto elementale, o il danno corpo a corpo, di nuovo andrebbe ad aumentare quello di base del Face Panzer, un aumento della velocità del personaggio, pensate ad Amara, più va veloce più danno fa, o il danno di shotgun, pensate a un roll del tipo 17% in più danno shotgun, 25% in più danno corpo a corpo e un 17% in più di danno corrosivo o shock. Mica male, eh? Ma rimaniamo su quelli principali. Ho indicato in rosso quelli che vanno a aumentare la salute e quindi la sopravvivenza. In verde quelli che invece vanno a aumentare il danno che si infligge. Sarà impossibile trovare un cut purse knife drain. Sono incompatibili, soltanto un prefisso è consentito, diventerebbero OP. Però per ciascuno possiamo avere la variante Otto Idol o Commander Planetoid o White Elephant. Un Knife Drain Otto Idol andrebbe a massimizzare, come si capisce dal colore,
la generazione o l'acquisizione di salute dal danneggiamento ai nemici. Ma cosa fanno questi manufatti? Il Cat Purse lo sappiamo dal video precedente sul glitch, ma anche da altri video, che sparando col Face Panzer ti ricarica con un paio di colpi l'intero magazzino dei proiettili. Va benone. Il Knife Drain è fantastico. Secondo me è il migliore per il sostentamento della salute. Trasforma il 75% del danno corpo a corpo inflitto in salute. 1 milione di danno corpo a corpo vorrebbe dire che vi dà 750.000 come salute, cioè ve la fa scoppiare. Ed è molto meglio dell'8 Idol, perché l'8 Idol devi per forza ammazzarlo, intendo il nemico, mentre qui basta che gli fai un danno. Le varie Stone, Cryo, Corrosive, Shock, Stone sono tutte le possibili varianti. Aggiungono l'80% del danno corpo a corpo sotto forma di quel tipo di elemento. Per cui, con una Corrosive Stone, se il danno del glitch è circa 1 milione, vuol dire aggiungere 800.000 di danno corrosivo. Mostruoso. Beh, già avere un paio di questi qui, anche senza nessuno dei post fissi della seconda colonna. Solo Cat Purse e poi almeno un Knife Drain, siete già a posto, basta scambiarli ogni tanto. Sì, forse nel raid, senza avere almeno il Cat Purse 8 Idol diventa complicatino, però non certo impossibile. Sparando danni da milionate alla volta, tutto è possibile. L'8 Idol vi restituisce il 18% della vostra salute ammazzando un qualunque nemico. Che non è tantissimo, perché se ve l'hanno quasi consumata, andate su di meno di un quinto. Se beccate un altro colpo molto forte, potreste andare anche in lotto per la vita. Ecco perché è meglio il Knife Drain, molto meglio il Knife Drain, secondo me. Immaginatevi di fronte a Votan. Per qualche motivo avete fatto fuori tutti i mob, non ce ne sono più. Rischiate. Perché con l'8 Idol avreste indietro la salute accoppandolo. Ok, problema risolto. Col Knife Drain continuate a sparare e continuate a tenervi sulla salute a paletta. Il Knife Drain è quello da farmare. E poi vi dico dove. Commander Planetoid, un altro fantastico secondo me. Un po' come gli Stone, immaginatevi la combinazione dei due. Aggiunge il 69% in più di danno elementale ogni volta che si fa un corpo a corpo. È la madosca. Ma riuscite a immaginarvi davvero un Corrosive Stone col Commander Planetoid? Il 150% del danno corpo a corpo fatto col Bleach che si trasforma in danno elementale. Un particolare. Non è che c'è una versione di Commander Planetoid per lo Shock Corrosive, no. Va a rotazione. Ogni 5 secondi il danno elementale in più che andrà ad aggiungere a quello corpo a corpo cambia. Carino. Infine il White Elephant. Quando infliggete danno corpo a corpo, cioè sempre, c'è un 30% di possibilità di appiccicare quegli stick adesivi che esplodono, no? Come quelli tipici delle armi Torg, per intenderci. Danno elementale prodotto all'esplosione. Random, ma quello che conta per questa mia versione del manufatto è che ci sia danno elementale. L'Elemental Projector lo accrescerà del 90%. Io direi che è un fantastico spettro di possibilità che oltretutto non è che sia utile solo col glitch del Rough Rider, è utile in generale sapere come funzionano queste cose. Il percorso rosso migliore è Knife Drain più 8 Idol, praticamente siete immortali. Avete già di vostro una rigenerazione della salute piuttosto elevata, tipo Amara, con la build giusta, e allora volete aggiungere il massimo danno? Ok, seguite il percorso verde. Stone, direi più Commander Planetoid. Oppure una scelta più bilanciata. Knife Drain con Commander Planetoid o Stone con 8 Idol. A voi la scelta. Ed è arrivato il momento delle clip del nostro ospite guest star T17, che sta utilizzando come manufatto un Knife Drain White Elephant. Secondo lui una ottima combinazione tra sostenibilità e danni. Ci sta anche mostrando nel contempo come applicare un glitch nel glitch, cioè tenere appena prima dell'ingresso all'area che porta Votan un secondo personaggio pronto a buttarsi nel vuoto. Quando apparirà la scritta takedown confermato, strage confermata, poi lo vedremo. In questo modo riuscirà a far respawnare Votan all'infinito senza rifarsi l'intero pezzo del raid che lo precede.
si sta concentrando sulla parte inferiore delle due metà di Votan, perché una cosa che io non gli ho mai fatto vedere, quando la va distrutta, ora andrà subito a concentrarsi, a far fuori anche le gambe. Ogni gamba si comporta come un boss che può droppare, avete visto quante leggendarie ha droppato, fantastico. Poi con calma si va fuori il cervello e poi, in realtà nell'ordine che si preferisce immagino, la parte superiore. Strage confermata. Ci si butta con l'altro personaggio giù nel vuoto. Quando respawna, siamo appena dopo le Valchirie, abbiamo 12 secondi di tempo per farlo. Apre la porta e si rimette in posizione. Poi con il personaggio all'arena corre verso il punto in cui ci era buttati, l'area rosa. E a quel punto Votan respawna. E questa volta utilizzerà come manufatto un Corrosive Stone Splatter Gun. E la differenza nel danno inflitto, lo vedrete, è enorme. Più o meno raddoppio. Di più, volendo, andando in scivolata, si otterrebbe un altro 50% di aumento del danno, ma sinceramente non ce n'è bisogno, questo sarebbe grazie al post-fisso Splatter Gun. Infine la run più tranquilla, per modo di dire, che l'hanno fatto qua è un Cut Purse 8 Idol. Così, nessun problema per le munizioni e neppure per la salute. L'importante è concentrarsi su Votan e non ammazzare i mob, perché con l'8 Idol, ricorderete, dobbiamo ammazzare un nemico per recuperare la salute, per cui dobbiamo centellinarci. Fitto per stare vivi, mobilizziamo i Bob. Avesse fatti fuori tutti, qui avrebbe finito la sua run, invece no. Comunque ve l'ho detto, il Knife Drain è più sicuro. Qui bisogna mettere in conto qualche lotta per la vita, insomma c'è poco da fare. Visto? Come ci ricordava in un post, non è per niente impossibile riuscire a droppare un centinaio di leggendarie in un'oretta. E con questo vi do la risentirci.